Benvenuti ad una nuova puntata qui da Serpentipedia. Vediamo qual è l'argomento di oggi. Noi di Serpentipedia siamo andati a trovare il nostro amico Enrico Marconato al suo allevamento Boa Line. Sì? Ciao, ciao Enrico, sono io, sono Davide. Siamo qui, siamo arrivati. Ciao Davide! Ciao Enrico! Ciao, ciao, tutto bene, dai, bene. Venite. L'allevamento Boa Line di Enrico è allestito su una superficie di 150 metri quadrati. Vengono utilizzati box per l'allevamento in rack, di tipo professionale. Il tutto è disposto in corsie molto ampie che consentono di lavorare comodamente. Enrico si è focalizzato principalmente su boa constrictor e pitoni reali. Si è specializzato sulle variazioni cromatiche che in gergo vengono chiamate morph. Nei morph i colori e i disegni differiscono da quelli che si trovano naturalmente nello standard della specie. Enrico è molto attento alla salute dei suoi serpenti, monitorando continuamente i parametri di corretta stabulazione ed igiene. Ciao Enrico. Ciao Davide. Adesso parliamo un po' di te. Sì. Com'è nata questa passione? Nata fin da piccolo, un po' sempre avuta la passione per gli animali, che fosse indifferentemente dall'uccellino, il gatto, il cane. Ho iniziato a portare a casa rane, lucertole, serpenti locali, nostrani, nostri qui nel nord Italia, finché poi crescendo logicamente nel 94 ho preso i miei primi rettili esotici, ho preso un Physignathus da Herman quando aveva il negozio e poi da lì subito ero fissato già sui serpenti e sui boa. Da lì il passo è stato talmente veloce, Physignathus, due iguana per provare, che non erano proprio nelle mie corde il sauro, e quando ho preso il primo boa da lì penso a 6-7 mesi, per me era tanto diverso, ero più portato sui serpenti, e da lì ho sempre continuato, pur studiando, lavorando, facendo altri lavori, finché alla fine tra una cosa e l'altra mi sono dedicato a farlo per lavoro. Adesso faccio l'allevatore e commercio e attrezzatura per rettili, specialmente per lavoro. Non è facile coltivare questa passione in Italia, per le leggi che mancano o per la nostra cultura. Sì. E per questo ti chiedo, ci sono stati momenti in cui avresti voluto mollare? Sì, sì, ci sono stati più dei momenti. C'è stato anche un momento che avevo circa più di 30 animali, da 30 a 40 animali, e mi sono proprio stancato. Ho venduto tutto, non mi sono tenuto praticamente niente, sono rimasto così per 3-4 mesi, non di più. E poi ho iniziato a riprenderli, a volte ancora adesso ci penso, ma chi me lo fa fare? Perché quando allevi più o meno devi essere costante in allevamento, cioè la tua presenza, anche se non ne hanno bisogno, ci deve essere, perché con l'allevamento hai le riproduzioni, gli accoppiamenti, per cui è tutto un susseguirsi. Però non è un approccio facile, chiunque qua in Italia li ha avuti nel passato, se adesso è un po' più sdoganata come cosa, si ricorda bene che quasi ti vergognavi a dirlo che avevi dei serpenti, perché partivano le mille domande, le mille critiche. Come vedi tu in questo momento l'erpetofilia in Italia?
sarà che io ho visto varie fasi evolutive. Con l'arrivo di internet, i social network, è cambiato totalmente tutto, nel senso che la diffusione di informazioni, di interesse è molto più facile, l'approccio è più facile. Anche lo stesso trovare animali, le fiere di riferimento, molte informazioni adesso trovi in tutte le lingue, dopo c'è troppa informazione che va un po' filtrata e approfondita ognuno personalmente. In Europa eravamo un po' più presi indietro, e questo perché la cultura del nord Europa era già più avanti. L'importante sarebbe un po' essere considerati che siamo comunque, per quanto piccoli, una categoria che esiste, che lavora, che crea il suo piccolo giro di lavoro, per cui delle attività in regola che vanno anche normate, perché in Italia per esempio come allevatore puro non c'è la normativa che ti identifichi, per cui non puoi neanche identificarti. Però al giorno d'oggi per me le porte sono tutte aperte ed è più facile. È logico che da quel lato è più facile, da un lato, avere informazione, è anche più difficile emergere, perché comunque c'era uno sviluppo del mercato, del movimento proprio sui rettili, che c'era più richiesta che offerta, perché quello che arrivava arrivava poco e la richiesta era più alta in proporzione. Adesso siamo un po' al contrario, si produce tanto, la richiesta non è che sia calata, è aumentata rispetto al passato, però l'offerta di animali, specialmente allevati in cattività, è ampia. Abbiamo visitato il tuo allevamento e lo abbiamo trovato altamente professionale. Molto probabilmente in Italia pochi allevamenti sono a questi livelli. E ora ti chiedo, dove possiamo trovarti, oltre che sui social, per vedere i tuoi animali? Allora, esatto, come costituzione è un allevamento che non è aperto al pubblico, perché non sono un negozio, sono proprio un allevamento visto come si poteva immaginare i vecchi ingrossi di una volta, in cui entravi con partita IVA. Per i clienti ormai il mezzo di contatto è sempre il mezzo social network, dal sito a Facebook, quelli più semplici, più conosciuti. Dal vivo io sono su parecchie fiere, sia in Italia che all'estero. Qualche anno fa ne riuscivo a far di più, però adesso la mole e tutto quanto mi porta a aver selezionato, anche perché anche le fiere sono cresciute in maniera esponenziale rispetto a un decennio fa. Quale sarà la prossima fiera dove possiamo trovarti? Adesso come prossima fiera dove espongo è Terraristic Am in Germania, il prossimo mese, d'aprile con l'Olanda, a maggio con lo Snake Day a Longarone, giugno sarò di nuovo in Germania. E così, giusto per concludere, un consiglio spassionato a chi alleva o chi volesse entrare in questo magnifico mondo dell'erpetofilia. Un consiglio spassionato è di partire dalla passione, di non guardare se economicamente mi conviene un animale rispetto a un altro, ma guardare a me piace quello, per cui intanto vado su quello che mi piace in quel momento, mi faccio l'idea, la mia esperienza su una cosa che mi piace, e cercate di avere più contatti possibili proprio diretti con chi è nel settore da più tempo. Non fermatevi su quello che sentite in giro, ma andate a approfondirvi voi le cose. Se vi daranno contro è normale, sappiate che sarete sempre visti male, di non lasciarsi condizionare né dall'andamento di un mercato che ci può essere, per cui da un fattore economico, ma seguire la passione pura. E comunque sempre di andare e confrontarsi con chi ha più esperienza. Il confrontarsi è quello che ti fa crescere. Con questo noi ti salutiamo, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, siamo contenti di aver visto il tuo allevamento che trasmette tutta la tua passione ed esperienza. Grazie mille Davide, sì, se non c'è esperienza, se non c'è passione in primo luogo e l'esperienza che viene da seguito col passare del tempo, non arrivi ad un livello di gestione come il mio con tanti animali, anche perché richiede tanto sacrificio e lavoro. La puntata di oggi si conclude qui. Se vi è piaciuto il video, mettete un like ed iscrivetevi. E qui, da Serpentipedia, è tutto.